GF VIP. Edoardo in crisi per Antonella, Nicollo consola. È un rapporto tormentatissimo quello tra i due GFini che negli ultimi giorni sono in crisi nera. I GFini si sono accorti che Edoardo sta male. Vomita al mattino e parla da solo. Lo stesso volto noto di forum, però, si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti di Antonella, strattonandola mentre i due stavano discutendo. Uno dei motivi di discussione è il rapporto tra Edoardo e Oriana. Tu non accetti le cose come stanno, le parole di Edoardo. Donna Maria, tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c'entra il fatto della nomination. Ma che co dici? Nominatemi tutti così vado a casa. Per stare in questo clima di ma. Tu stai fuori di testa. Ma recentemente un'altra frase ha fatto discutere. Diciamo che sei più brava a fare altro tipo a farmi venire. A farmi venire qua, il web è insorto. Edoardo in crisi per Antonella. Nicollo consola. Edoardo, Donna Maria e Antonella Fiordelisi non stanno più insieme. Ma il volto noto di forum sta valutando se tornare con lei oppure lasciarla in modo definitivo. Il GFino si è confidato con Luca Onestini, che gli ha risposto che qualsiasi sarà la sua scelta lui lo sosterrà. Di sicuro Luca non vuole più vederlo. Triste, taciturno e con le lacrime sul viso. Edo, comunque, è stanco e non riesce più a condividere la stessa casa con la sua ex. Mi viene a portare i bicchieri sporchi da lavare. Non riesco a crederci. Dice Edoardo, Donna Maria, che pensava che Antonella volesse parlare un po' con lui. Invece niente. Anche Luca Onestini pensava la stessa cosa. Quando l'ho vista arrivare pensavo volesse avvicinarsi a te. Perché non ti viene a cercare? Luca Onestini afferma che lui sarebbe andato a cercarla. Ma Edoardo non ha voluto. Devi tenere a mente che non hai sbagliato niente. Ti sei solo innamorato? Le parole di Luca. I coinquilini hanno cercato di consolare Edoardo, Donna Maria, il quale, però, ha avuto un altro momento di sconforto e si è lasciato andare alle lacrime. Prima Nicole in corvaia, poi anche Nicole Murgia hanno tentato di fargli forza abbracciandolo. Nicole, in particolare, ha provato a rincuorarlo. Un giorno ricorderai con gioia il sapere di aver provato una cosa così bella. Edo, comunque, sta ancora male e chissà quando riuscirà a riprendersi.